Eccolo, oi, Kito. Oh, scusa, sono arrivato tardi. Tranquillo, tranquillo. Ho fatto tardi il treno. Niente, questi treni fanno sempre ritardo. E infatti, quando c'era lui, i treni arrivavano sempre in orario. Ma sei sicuro? Kito, sei sicuro? Siamo sicuri. Boh. Benvenuti in questa nuova fantastica puntata di Marcos. Avete già capito di chi e cosa parleremo. Di chi e cosa stiamo parlando o vogliamo andare a parlare. Dovevamo entrare nell'argomento. Sì, l'argomento sì, sì. Ora non ce ne vogliono, perché non stiamo qui dicendo che poi magari qualcuno può... Vabbè, scusa, si parla sempre di fake news, di bufale, bravo, esatto, in quel senso là, esatto, non vogliamo criticare grande... per forza, no, perché sai che c'è qualche nostalgico, magari... Sai qual è la differenza? Negli anni 30 e 40 non c'era nessuno che faceva il fact-checking sulle bufale, non c'era un David Quent, per dire, no? C'era semplicemente la propaganda fascista. La propaganda, esisteva la propaganda, che tra l'altro c'era anche il ministero della propaganda, se non sbaglio. Esattamente, quindi, di cosa stiamo parlando. Niente, quindi oggi andiamo a vedere un po' sto fact-checking, facciamo sto fact-checking, ma non perché ce l'abbiamo con qualcuno, ma giusto per la verità, perché ci vogliamo bene. E ci vogliamo bene. Non so che cazzo, anche oggi è 3 minuti. Era... Sì, sì, questo è il podcast a 3 minuti. In 3 minuti vi facciamo un po' di fact checking sulla propaganda, su quando c'era lui. Esatto. Partiamo quindi dalla prima, vai Kito. Quando c'era lui i treni arrivavano in orario. Chiaro, certo. Scusa, fai. Allora, questo è il tormentone, che... diciamo, dell'estate, il tormentone dell'inverno, il tormentone di sempre, una delle frasi più dette in Italia. Sì. È stata una tra le prime, infatti, anche a circolare nei social network, quando c'era lui, i treni arrivavano sempre in orario. Ne parlava bene, e questo già ti fa capire, insomma, del perché è una minchiata. Ne parlava bene anche la propaganda nazista di Goebbels. Goebbels. E questo già vuol dire che è sbagliato, che non è vero. Mistero della propaganda, io effettivamente, appunto, non riportano... per essere puntigliosi, ma insomma, sì, riportano gli storici, riportano un po' di anche articoli, diciamo, esatto, che non erano controllati. Che in realtà il problema dei treni in ritardo ce l'abbiamo da sempre. C'è oggi, c'era negli anni del fascismo, e neanche Mussolini è riuscito a risolvere quel problema. Semplicemente l'unica cosa che funzionava bene non erano gli orologi, ma era la propaganda fascista, esatto. E vediamo un esempio pratico di come facevano i treni ad essere sempre in orario, quindi di come funzionava la propaganda fascista. Il treno è in orario. Ma sei sicuro? Io insomma sono 20 minuti che ti aspettavo. Il treno è in orario. Ah sì, no, effettivamente era come ci fa pensare. Forse è il tuo orologio che va avanti. Sì, no, so io come sbaglio, sicuro. Vuoi scrivere anche un articolo per dire che quanto è bravo perché i treni sono in orario? Sempre in orario, puoi scrivere un articolo, sì, vero? Certo. Stai scrivendo un articolo di giornale. Non mi sono alzato stamattina, volevo scrivere questo articolo sui treni sempre in orario. E quindi i lettori leggeranno che i treni sono in orario, esatto. E tutti quanti danno per scontato che i treni sono sempre in orario. Esatto, ecco, costruita la propaganda fascista, la propaganda, con questo. Esatto, non c'è la libertà di stampa. Questo Mattarello ci si fa la pizza, però insomma, al posto di questo c'era un bel manganello, olio di ricino, sì, e poi sbagliavano, o la morte, in alcuni casi. Sparivano le persone, insomma. Funziona così la propaganda, io non è perché ce l'abbiamo con loro, per carità, noi non è che siamo prevenuti, stiamo solo raccontando, quindi andiamo avanti, Kit, passiamo al prossimo. Sì, a un altro di quando c'era lui, un altro hit, che era? Un'altra hit è quella delle pensioni. Ah, è già giusto, il sistema previdenziale. Lo sappiamo tutti, no? Esatto. Tutti sappiamo che le pensioni le ha inventate lui. Sì, è chiaro, certo. Infatti certo. Lui nel 1898... con decenni di anni di anticipo aveva creato quello che poi è diventato il sistema pensionistico. Esatto, che no, in realtà infatti non è sotto... Qui c'è poco da dire, vero o no, è falso, perché nel senso se il sistema pensionistico storicamente diciamo la prima forma di sistema pensionistico è stata creata in quell'anno, basta, quella è la data, non è che ci stiamo inventando chissà cosa, però sempre per la propaganda, la famosa propaganda. E infatti
Ci fu uno che disse, ora è recentemente, ci fu uno che disse, ha fatto più Mussolini per le pensioni che la è Fornero. vero, ora come ci fa pensare, Ti però ricordi chi chi era? era? No, non mi viene ora, dai, Senti, il l'ho visto nome. l'altro giorno, mangiava le ciliegie durante Ah, una quello conferenza le stampa mentre si parlava di ciliegie, morti ciliegie, e... sì, come si chiama? Non mi viene il nome. Quindi andiamo oltre, Andiamo questo, avanti? sì, dai, ormai. Andiamo Quindi 3 minuti, Kito, cioè, avanti. abbiamo Sempre 3 minuti. sì, bisogna fare questi Senti, tre ormai minuti. siamo nell'argomento. Esatto, rimaniamo, Lavoro, pensioni. bravo, E quindi cosa ci viene esatto. in mente? Ci viene in mente la famosa tredicesima, e anche questa torna sempre, la tredicesima l'aveva Grazie, introdotta, sì, grazie. l'aveva Grazie introdotta per lui, averla quando introdotta. c'era lui, esatto, Quando c'era lui? durante il ventennio ha introdotto, in realtà, Facciamo un pochino di storia? Ok. sì, ci vuole che c'è una storia, perché se no, esatto, un po' le dati, diamole, non è che si parla così, le nostre opinioni, giusto? Non è che No, sono proprio così, non ce l'abbiamo con nessuno, quindi no, no. Vado io? vai, parti te, Allora, quella istituita. che venne istituita si chiamava gratifica natalizia. Ed era sì diciamo un bonus a fine anno istituito non per tutti, ma solo per gli impiegati del settore industriale. Gli Esatto. operai, sono sempre quelli che lo prendono, Sì. gli operai invece dello stesso settore, a loro non venne istituito niente, Niente. anzi, gli vennero aumentate le ore di lavoro settimanale, le ore di lavoro giornaliero fino a 10 Sì. e potevano diventare 12 con l'obbligo degli straordinari non rifiutabili. Quindi stiamo parlando invece di un diritto per tutti. Di un privilegio per pochi. Perfetto. Per pochi, sì, esatto. È sempre lì Perfettissimo. cadiamo. Sì. E andando avanti, vogliamo ricordare che in effetti poi fu estesa a tutti, anche ai lavoratori, agli operai come La vera mensilità, la tredicesima. vera, quindi quella vera, solo nel 1960, quindi 24 anni dopo, Con un decreto del Presidente della Repubblica. pubblica, La sì, Repubblica dopo venne che, formata dopo, dopo, ok? Dopo. pare che siano passati, sì, circa 24 anni, quindi insomma, anche tempisticamente non torna Quindi tanto. anche qui non ci siamo. Non ci siamo, no, non ci siamo, non ci siamo. Bene, e passiamo al prossimo argomento, anzi, i prossimi due argomenti, perché Prossimo vanno argomento, sì, insieme. questi vanno Sono insieme, simpatici sì, questi due simpatici, argomenti. sì. Vai, il Il primo lo primo lascio a che te. pare che quando c'era lui non c'era più la Eh corruzione. sì, Eh sì, certo, è vero. pare che durante il ventennio fascista non ci fosse più la corruzione politica, la corruzione All'interno dei propri dei propri ufficiali. ufficiali, il partito, sì, non c'era, Non c'è. sconfitta la famosa corruzione nella cosa pubblica, il governo non era corrotto, erano tutti bravi, bravissimi, tutto In realtà gli perfettissimo. storici dicono il In contrario. realtà si sì, pare che da documenti trovati in seguito, in realtà hanno coniato addirittura un termine per questo fenomeno che era la Tangentopoli nera, Infatti, Tangentopoli nera era. perché accadeva proprio negli anni proprio del ventennio fascista. Esatto, sì. E infatti nel 2016 negli archivi generali di Londra vennero ritrovati dei documenti ufficiali che attestavano appunto quanto fosse alta la corruzione tra i Sì. gerarchi fascisti, ma anche faide Esatto. interne, ruberie, insomma si torna sempre allo stesso punto, che Diamo. cambiano gli anni, Sì. cambia insomma chi è al comando, diciamo, anche se in questo caso era un dittatore Sì. che è imposto, però insomma le persone sono sempre le stesse. Sì, Quindi, sì, il problema ok, della corruzione è sempre stato la quello. corruzione c'era nel ventennio fascista. Sì, C'era in vari governi, in c'era tutti i ovunque. governi, sì, Quindi. dall'antichità, dall'antichi romani, cioè accoltellamenti, corruzione, Esattamente. tangenti, corrompere per potere, il potere che corrompe le pensioni, insomma, è la storia vecchia quanto l'uomo. E quindi, no, mi Lì. dispiace, anche lì, Mi dispiace, è mi andata così. dispiace, è andata così. Quindi passiamo al prossimo argomento, che è sempre in tema, Sì. corruzione, malaffare. Pare che Quando c'era durante, lui. quando c'era lui, non ci fosse più la mafia, avesse sconfitto la mafia. È così, è così, pare che è così, sì, che la mafia non esiste più, quindi in realtà poi sembra che storicamente, sì, nel 1924 fu mandato in Sicilia il generale Cesare Il Mori, prefetto di il prefetto, ferro. scusami, sì, Cesare Mori, che con lo scopo di sconfiggere la mafia, però poi in effetti fece anche un buon lavoro inizialmente, fece un buon lavoro, arresti, poi quando tese. Si occupò dei piccoli, diciamo, Esatto, dei piccoli pesci. Poi andando avanti, arrivando ai livelli più alti della corruzione, del malaffare, della mafia, sappiamo tutti come funziona, no? Più o meno Chito, sai come. Non stiamo qui a sì. spiegare. Non dilunghiamoci, in effetti poi vennero fuori
dei nomi che non piacevano un po' così, non erano proprio... E infatti, quando il prefetto di Ferro Mori arrivò ad occuparsi di due nomi principalmente, li leggo perché non mi ricordo benissimo, sì. Quindi il gerarca Alfredo Cucco, sì, e il generale Antonino Di Giorgio, che questi avevano, scoprì che avevano dei legami stretti con la mafia, quando si occupò di questi due, ricevette una bella letterina da Mussolini in persona che diceva: guarda, va bene, bravo, però... Facciamo così, liquida nel più breve tempo possibile, e poi mettila un po', falla un po' scemare, e lo rimosse, fino a che non lo rimosse proprio dal suo ruolo. Lo rimosse. Nel 1929, offrendogli la senatore a vita, che sì, male non fa male. Tanto è tutto un dare avere, no? Un dare avere, no. Se corruzione. La corruzione, esatto. Mafia, mafia. Era collegato, no? Se... E da allora titolarono su tutti i giornali la della propaganda che la mafia è stata sconfitta. Esatto. Bravi, grandi. Nel 1929 la mafia. Perfetto. Certo. E così come nel 2018... Che non c'è più la povertà. È sconfitta, no? La povertà, no? Esatto. Che ci meno... vuole? Sì, così, per decreto. La propaganda fatto... è proprio per questo. Che non risolve fatto nulla, ma ti fa credere di aver risolto qualcosa. Esatto, esatto. Sì, che poi alla fine tutta questa campagna contro la mafia spesso era semplicemente una copertura per eliminare chi? Gli oppositori al regime. Esatto. È facile, no? Te sei un mafioso. Esatto. Galera. Ciao, ciao. Non mi dai retta? O gli diricino, ammazzate e sei un mafioso. Sei un e quindi mafioso. Vai in galera. Magari sei il più onesto dei cittadini, esatto, però sei come un mafioso. Caccia le streghe, no? Sei una strega, uno stregone. Savonarola, Mussolini, siamo diciamo. Diciamo, sì. Diciamo. E quindi veniamo all'ultimo, immancabile, l'immancabile, una mezza verità, una delle grandi verità, una delle mezze verità in realtà, una mezza verità, mettiamola così. Una verità paludosa. E quando c'era lui, esatto, che riguarda le immancabili, come bonifiche, le immancabili bonifiche. Durante il ventennio, cioè che prima l'Italia era una sostanzialmente una palude. L'Italia nel 1820 era solo palude. Una palude. E poi... Dalla pianura padana alla Sicilia era un'immensa palude, poi è arrivato lui. È arrivato lui e ha detto basta, ora basta. Ci sono io, esatto, e spaludo tutto. Mi sono impattato anche il termine, tanto spaludiamo come se non ci fosse un domani. Sembra che sia andato così, in realtà c'è cioè, mezza verità, perché in effetti ha portato a termine. Sì, le bonifiche l'hanno sempre fatte, beh, diciamo, sì, dal Medioevo in poi, sì, quindi non si è inventato nulla. Nulla. Lui ha portato a termine. Certo, lavori importanti, sì, però insomma, da qui a dire che prima era la palude e poi è tutto bello, l'Italia è un bel paese, ne passa. Sì, sì. E quindi niente, quindi siamo arrivati alla fine, Kito, siamo arrivati alla fine, quelle verità, cioè ce ne sono anche altre in realtà, la propaganda... Vi metto un po' di link giù in descrizione dove, esatto, ci sono anche tutte le altre bufale sul ventennio fascista, potete, sì, divertirvi a leggere, di cui potrete parlare amabilmente con i vostri amici che vi diranno quando c'era lui, sti grandissimi cavoli. Okay? Sì, in sostanza quando c'era lui. Quindi se vi è piaciuto questo video da 3 minuti, 3 minuti, famosissimi 3 minuti, 3 minuti, sono 3 minuti, sono 3 minuti, e vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi, condividete, insomma le solite cose, così anche voi potrete essere più eruditi la prossima volta che sentirete qualcuno dire quando c'era lui, quando sto cavolo, c'era lui. E niente, il video alla finisce prossima, qui, sì, alla prossima settimana, la mano che è dietro vi saluta, la mano immancabile, ciao ciao, alla prossima.